Problema last minute, e quindi abbiamo con noi Davide per discutere. Allora, questo non è un panel, si chiama arena. Io ho imparato anche io la differenza tra arena e panel, perché ho detto a Chiara Mainolfi, io dopo vorrei avere un panel con tre persone. Chiara ha detto no, troppo noioso il panel, dopo le persone si addormentano. Facciamo un'arena. La differenza tra il panel e l'arena è che abbiamo il gong. Grande innovazione. Però la cosa più importante, secondo voi chi suona il gong? Altra cosa, non ve ne dovete volere a male, ma io ho detto quest'anno vorrei avere un panel di tre donne. Ho cercato disperatamente tre donne per fare il panel, perché ho detto quest'anno dobbiamo cambiare. Infatti avevo Luigi Buglione che ogni giorno mi mandava un messaggio su WhatsApp per dirmi: ma quando è pronto al panel? Quando mi mandi il nome delle persone, eccetera? Vi assicuro che non sono riuscito a portare al panel tre donne perché erano troppo impegnate a lavorare. Quindi oggi siamo qui. Non me ne volete a male anche voi, ma insomma partiamo dalla rivoluzione digitale, perché a questo punto io avrei delle domande per voi, quindi magari iniziamo, ce l'hanno del tu, siamo social, ok? Allora, io vorrei chiedervi, avete visto i dati, quindi gli IT men, noi siamo un'associazione che tendenzialmente, come dicevo all'inizio, abbiamo cercato di diffondere la cultura organizzativa nell'IT attraverso i framework organizzativi. Però ci troviamo ad un momento importante anche per noi nel discutere oggi come portare l'innovazione in dipartimenti IT che sono fortemente focalizzati oggi sul, avete visto, fare efficienza, ridurre i costi, e magari usano dei meccanismi più formali. Non a caso voi venite da esperienze parte IBM, che è molto trasversale come azienda, però voi venite comunque oggi da esperienze molto anche focalizzate su IoT, dove è una parte importante per le vostre aziende, e anche la parte di analytics ovviamente, la parte social, insomma sono tutti temi che oggi comunque state affrontando sul mercato. Allora, in generale, facendo prima un giro di riscaldamento, come oggi i CEO possono, secondo voi, affrontare questo forte cambiamento, questa rivoluzione all'interno dei propri dipartimenti? E come cambiare un po' la governance all'interno dei dipartimenti stessi? Prego, Claudio. Okay. Allora, sicuramente quello che vedo frequentando i clienti, perché poi all'interno della struttura IBM io lavoro con i clienti direttamente a contatto con le strutture IT, mi sono sempre occupato di service management, quindi l'IT per me è stato un po' un live motive negli ultimi anni. Sicuramente le strutture IT, per poter affrontare ed essere a supporto e dare valore alle aziende, alle loro aziende, devono cercare di aprirsi. In questo momento si vedono ancora strutture IT molto chiuse e concentrate, come si diceva prima, a cercare di rendere efficienti i propri processi, poter ridurre i costi per poter dare all'interno dell'azienda i servizi richiesti per il day by day. Quindi quello che tra virgolette in IBM definiamo system of record, quindi le applicazioni, i servizi tradizionali, l'IT cerca di ottimizzare questi servizi al massimo, però questo non è più sufficiente, quindi l'IT per poter rispondere alle esigenze nuove, quindi alla connettività 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, deve cominciare ad affrontare questa e non subire la digitalizzazione, cercando di analizzare e aprirsi alle nuove tecnologie, che poi sono quelle che abilitano l'accesso continuo degli utenti clienti, perché ormai il rapporto tra azienda e cliente non è più attraverso
degli intermediari, ma è diretto. Ma siamo in un'arena, cerchiamo di essere magari un po' provocativi. L'IT in azienda oggi, partendo dalla media azienda e arrivando alla grande azienda, o tra virgolette si sveglia o è morto. Mi spiego. Recentemente noi come azienda abbiamo consegnato un progetto a un nostro cliente, dopo 3 anni che ci abbiamo lavorato, un progetto IoT, abbiamo deployato, abbiamo concluso la prima fase di studio che è durata 1 anno e mezzo, ha consentito di applicare una certa soluzione a 1500 operatori di questo cliente, e io ho incontrato l'IT di quel cliente per consegnargli un server dove avevo raccolto i dati di tutto il test per 3 anni e gliel'ho consegnato in mano dicendogli: ok, questo è il server con i dati che tu puoi usare adesso per fare analytics, gestire big data, tutte le interrogazioni che vuoi, estrapolare tutte le statistiche che credi. Gliel'ho dato io e lui se l'è messo nel server, non ne sapeva niente. Esagero. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi l'IT, per sapere che cosa succede in azienda, è meglio non solo che si apra, che apra la porta per far entrare un po' di aria fresca, ma che esca da quella porta e che cominci a girare per l'azienda per capire che cosa sta succedendo. Perché se pensiamo, ripensiamo a 10 anni fa, il ruolo dell'IT, quando incontrava per esempio l'amministratore delegato, l'IT manager, veniva rimbrottato perché era sempre in ritardo, perché il deployment del nuovo programma non funzionava, costava più di quello che era stato previsto, ipotizzato, c'erano funzioni che erano state promesse e non si vedevano all'opera, non erano presenti, eccetera. Oggi viene rimbrottato per le stesse motivazioni, con più cognizione di causa, perché questi oggetti che oggi noi tutti usiamo hanno consentito all'amministratore delegato di sapere che cosa sta parlando, cioè ne ha cognizione di causa. Oggi quando parla di applicazioni, per quanto semplicistico sia il tema, siccome se l'è scaricata la sera prima, ho aiutato suo figlio a scaricare un'applicazione sul telefonino, quando parla di applicazioni in azienda ha una vaga idea di che cosa sta parlando, quindi non lo si può più neanche, voglio dire, il ciurlare nel manico non è più consentito, il spiegare che è molto complesso quel processo non è... Non funziona più, non è più accettato. Giriamo per l'azienda, cerchiamo di capire che cosa succede. Abbiamo subito, come IT, abbiamo subito la rivoluzione del bring your own device, quindi ci siamo trovati i PC in azienda, i PC che venivano, gli iPad che venivano da fuori. Chi è stato il primo a portarli dentro? In genere l'amministratore delegato, e da lì è sorto il problema, perché il problema della sicurezza era ancora più ampio lì sopra che non su quello di un utente qualunque. Andiamo a capire che cosa sta facendo il marketing. Il più delle volte l'IT non sa neanche dove è posizionato il sito che gestisce i social blog con cui l'azienda si interfaccia con il cliente. Non parliamo poi dopo di andare a sapere con che problematiche quali... Perfetto. È veramente strong. Passiamo la parola a Samsung. No, semplicemente quindi molta più proattività, molta più interazione con quello che succede in azienda, non soltanto l'abbiamo messo nel board il CIO, adesso facciamolo girare per l'azienda e facciamogli realmente capire che cosa sta succedendo in azienda, al di là di ricevere le richieste. Buongiorno, io sono Davide Bigoni, sono di Samsung e lavoro all'interno di una divisione che si chiama Product and Solution. Perché vi racconto questo? Perché mi interessa farvi capire l'approccio che in Samsung stiamo utilizzando su queste tematiche. Noi come azienda siamo strettamente focalizzati quest'anno e nel 2015 sul concetto dell'IoT. L'IoT visto non semplicemente come il beacon che io posiziono magari all'interno di un punto vendita o di un negozio, ma una realtà molto più grande, a 360 gradi, dove il dispositivo, quindi il mio smartphone, il mio tablet, la mia stampante, sono soltanto l'1% dei dispositivi che possono essere inseriti all'interno di questo contesto. Quando noi usiamo il termine di azienda, tipicamente intendiamo l'edificio in sé, quindi la realtà aziendale all'interno della quale i dipendenti si muovono all'interno, ma in realtà
Noi stiamo assistendo a una rivoluzione con l'arrivo di milioni e milioni di dispositivi che prima non erano neanche pensabili, immaginabili, e sono dispositivi che tipicamente non vengono installati presso la sede dell'azienda, ma magari sono dislocati su tutto il territorio nazionale perché offrono funzioni, immaginate in una catena di negozi retail o di qualunque tipo, strutture ospedaliere, sono dispositivi eterogenei che in realtà qualcuno in azienda si trova a dover gestire. Io mediamente faccio 4-5 incontri con clienti al giorno dove proponiamo tecnologia IoT, e una delle domande che ci pongono è: ok, ma tutto il parco di installato, chi lo poi lo gestisce fisicamente? Ecco qui che quindi quello che noi stiamo cercando di fare è spingere la figura del dipartimento IT come in realtà l'unica figura in azienda che ha le competenze e la capacità di trovarsi a gestire questo pannello di dispositivi. E da qui arriva il vero valore aggiunto, perché non si tratta semplicemente di gestire il singolo dispositivo a livello hardware, quindi garantirne, non so, la sicurezza piuttosto che la connettività, ma si tratta anche di gestire quello che è il termine del big data, perché inevitabilmente tutti i dispositivi che vengono portati all'interno della realtà aziendale si trovano a generare informazioni, e qualcuno, non certo il marketing, si troverà a dover gestire questo set di informazioni, organizzarle e renderle disponibili all'interno dell'azienda. Grazie. Secondo voi, ma i CIO ce la possono fare in questo, a gestire questa nuova informatica? Perdonatemi il termine poco esatto, però secondo voi attualmente i nostri, lo chiedo anche a voi, ai nostri CIO, come siamo abituati a conoscerli, possono vincere questa sfida? Cioè, ce la faranno, o verrà fuori tra qualche anno qualche nuova figura ibrida o qualcun altro che ormai avrà preso il posto dei CIO da questo punto di vista qui? Perché magari il CIO rimarrà, o meglio, farà magari un passettino indietro e continuerà a gestire la fabbrica in quella visione della dipartimento IT che funziona a due velocità, no? La velocità è quella tradizionale, e quindi il CIO sarà rilegato in quella fabbrica lì, e mentre qualcun altro un po' più proattivo, agile, smart e così via, gestirà tutta l'innovazione e poi le problematiche relative a questa innovazione. Secondo voi quale sarà il cambiamento? C'è qualcuno che vuole intervenire dal pubblico? Cambiamo anche la persona, o ce la teniamo quella persona lì? Vista la media dell'età dei CIO, direi che forse anche rinnovare. Ok, c'è qualcuno che diciamo è d'accordo con questa affermazione? Prego. Della portare la tecnologia all'estremo senza capire, non dico senza capire il significato di cosa si fa, ma senza vederlo inserito nell'azienda, amato dall'azienda, vissuto dall'azienda, ma magari la stessa azienda che chiede e partecipa. E quindi questa divisione che c'è tra l'IT manager e l'azienda, diciamo che è molto generica la cosa, purtroppo esiste, in quanto la preparazione dell'IT manager la si vede soprattutto dal punto di vista tecnico, ma la si vede molto poco dal punto di vista dell'innovazione, o chiamiamola organizzazione, okay, come la chiamo io, perché provengo dal settore organizzazione, passato dal settore organizzazione e lasciato la parte di informatica all'esperto di informatica che collabora con me, ma deve capire cosa vuol dire innovare. Io gli devo portare l'innovazione dell'azienda in tutti i settori dell'azienda, che ci riesca o non ci riesca, che ci provi, che si prepari, ma non è in grado, perché se deve riuscire a fare bene anche l'aspetto tecnologico, non è in grado di stare dietro anche l'evoluzione, chiamiamola organizzativa, le aziende e del lavoro, delle prospettive e tante altre cose. Non voglio stare un'ora più a parlare. Sono il gong anche per lei. Ho voluto rispondere. Grazie. Posso riavere? Avete il microfono? Claudio, ritorniamo a te un attimo. Grazie.
ti provochiamo, ma IBM allora li sta aiutando i CIO o ogni tanto gli dà qualche sgambetto per farli cadere? IBM collabora con i CIO e cerca di essere anche provocativa, quindi cercando di pungolarli a cambiare un po' il modo di lavorare e di vedere le cose. Quindi sicuramente quello che... Sì, ma se devono occuparsi di gestire la fabbrica, il tempo per starvi dietro non ce l'hanno. Diciamo che potrebbero delegare la gestione della fabbrica a qualcuno cercando di alzarsi e rispondere magari un po' a questi venti di novità che o prendono il treno, mi verrebbe da dire, o altrimenti rischiano veramente di rimanere relegati in un angolo a gestire la vecchia fabbrica e perdendo tutta la parte di innovazione. Continua la provocazione allora. Ma allora perché non fare maggiore efficienza e produttività delegando questo alla tecnologia in sé? Perché noi stiamo vedendo una crescita dei cosiddetti robot che anche nella gestione automatica dei processi, che è incredibile negli ultimi mesi. Quindi magari perché non automatizzare e robotizzare sempre di più anche i processi di gestione dell'IT, in modo che il CIO ha più tempo per dedicarsi all'innovazione? Ma allora, dal punto di vista tecnologico, questa è una strada che come IBM abbiamo cercato di spingere dei clienti già da parecchi anni. Nell'ultimo periodo quello che si è cercato di trasferire è quello di far diventare l'IT interno una cloud farm privata, in modo tale che ci sia maggior dinamismo e maggiore velocità nel day by day e poter poi utilizzare le risorse, che sono sempre meno, perché poi alla fine anche il CIO ha dall'altra parte deve combattere tutti i giorni con sempre meno risorse per affrontare le tematiche nuove. Quindi quello che stiamo suggerendo ai nostri clienti è quello di cercare di rendere più automatica la fabbrica interna.